Pace a te, anche stasera siamo insieme, grazie, grazie, grazie siano rese a Dio. È bello poter partecipare insieme per condividere la parola del Signore. E stasera abbiamo anche due fratelli per la prima volta e preghiamo anche per loro. Ci sono tutti e due, i nuovi o no? Solo Pietro Evangelista. Ebbene, andiamo avanti. Pace a te, fratello Pietro. Pace Pastore, pace a tutti. Sì, Mi senti? Grazie al Signore. Allora, andiamo tutto bene. avanti insieme. Ci mettiamo di pari consentimento con voi che siete a casa e insieme condividiamo quelle piccole porzioni che lo Spirito Santo ha messo nel cuore di ognuno di noi che siamo da questa parte, ma da questa parte o da quella parte. Quello che è importante è che ci mettiamo insieme per voler dipendere dal Signore con tutto il cuore, proprio dipendere dalle sue labbra, cioè dalla sua parola. Oggi ci sono molti che dipendono da chi dipende dal fumo, chi dalla droga, chi dalla Maria Giovanna, chi la Maria Giovanna, non si capisce niente. Noi vogliamo dipendere dallo Spirito Santo stasera, eh? Mettiamoci insieme, creiamo un collegamento diretto, una vera e propria connessione diretta. Ci rivolgiamo al Signore con tutto il cuore e gli chiediamo di infestare e mettere a festa, voglio dire, i nostri cuori con la presenza dello Spirito Santo. Proprio desideriamo nel dire: Spirito Santo di Dio, influenzaci stasera, influenza la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, lo spazio dove siamo, la nostra casa, la nostra famiglia, le cose che facciamo, tutti quelli che siamo insieme. E come dire insieme di pari sentimento? Spirito Santo di Dio, come diceva il profeta, come dice il profeta Ezechiele, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti. Sapete che, chi sono questi morti? Realmente, spiritualmente siamo come ossa secche. Appena appena c'è in qualcuno un po' di vita. Però noi sappiamo che ciò che era impossibile per il profeta, e si affidò a Dio dicendogli: Signore, tu sai, così stasera vogliamo dire: Signore, tu sai i nostri bisogni e noi ci rivolgiamo a te con tutto il cuore e ti invochiamo ed invochiamo la tua presenza in mezzo a noi e su di noi. Così vogliamo cominciare subito e cominciamo con il fratello Evangelista, che ci introduce in preghiera. Ci presenti al Signore, fratello, dove Amen. sei, dall'altra parte. Sì, Preghiamo sì. insieme, mettiamoci Amen. insieme. Alleluia. Mentre Sì, lui ci guida Signore. in preghiera, noi diciamo: sì, Grazie, Signore, amen, così sia, Signore. Signore. Diventiamo corpo unico, Amen. diventiamo uno. Sì, Uno, Signore. dice la parola del Signore, che la sua Chiesa è come uno, non è che siamo uno. Credo che siamo migliaia di migliaia, ma vogliamo essere uno in Cristo con il Amen, desiderio amen. profondo di cercare la sua presenza su di noi mentre siamo Sì. insieme. Preghiamo insieme al fratello che ci guida in Alleluia. preghiera e poi Sì. sentiti libero di esprimere quello che lo Spirito Santo ha messo nel tuo cuore, fratello. Va bene? Amen, grazie. Preghiamo Amen. insieme, sorella, prega Sì, insieme con Signore. noi, Alleluia. fratello. Sì, Signore. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché la tua parola è vera, quello che tu dici è ciò che tu fai. Tu hai promesso che dove due o tre sono raunati nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. È vero che siamo distanti, ma è vero che stiamo parlando l'uno all'altro e insieme stiamo per affrontare temi che hanno a che fare con te, col tuo nome, con la tua presenza, con la tua volontà. Allora noi crediamo, Signore, proclamiamo che la tua presenza è in ogni luogo ed è con noi, è tra noi e opera attraverso di noi. Padre, presentiamo a te questo tempo,
Ti chiediamo che lo Spirito Santo sia il leader, il Signore, la guida di questo incontro e che la tua parola sia rilasciata dai vari tuoi servi nell'unzione e nella potenza dello Spirito Santo. Proclamiamo libertà nella mente di coloro che ascoltano, di coloro che seguono e nella mente ovviamente di ognuno di noi. Fa che la tua parola non solo venga predicata, ma possa raggiungere i nostri cuori, raggiungere i nostri spiriti e cambiare le nostre vite, Signore. La tua parola non lascia le cose come le trova, ma le trasforma all'immagine della tua gloria. Grazie, Signore, con tutto il cuore, nel nome glorioso di Gesù il Signore. Amen. 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 Alleluia. Amen. Amen. Grazie, Signore. Gloria al Grazie, Signore. Signore. Amen. Vai avanti tranquillo, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Sì, grazie Pastore Petrone, per me è una grande gioia, inutile dirlo, ed è un grande onore essere qui con voi e proclamare e predicare la parola del Signore. Mi presento velocissimamente, io sono Pietro Evangelista, sono pastore fondatore del Centro Cristiano Il Buon Samaritano di Pescara, è un'opera iniziata nel 1981. Con 5 persone, poi si è sviluppato. Il Signore ci ha portato ad una visione apostolica. Abbiamo fondato diverse chiese e operiamo in Italia e all'estero con la predicazione della parola del Signore. Personalmente, il mio background, è chiaramente, qualcosa che è nato dal cuore di Dio, perché ero un bambino senza genitori, sono stato abbandonato all'età. Al momento della mia nascita e all'età di 22 mesi, adottato da una famiglia evangelica, da genitori in Cristo nati di nuovo, che mi hanno cambiato anche il nome da Pietro Vernotico, che mi era stato affibbiato dalla Chiesa Cattolica, dalle suore, dove mi trovavo in orfanotrofio, a Pietro Evangelista, perché questo è il cognome della mia famiglia di destinazione. Ebbene, nel corso degli anni sono stato cresciuto nel timore del Signore, secondo i principi della parola del Signore, e all'età di 10 anni ho avuto il mio primo incontro soprannaturale col Signore, perché ho avuto un sogno, chiaramente profetico, sento tuttora proprio la sensazione di quella presenza forte del Signore, e in quel sogno il Signore mi ha mostrato Gesù che tornava. Io che non ero pronto, un bambino di 10 anni, immaginate, e il Signore che mi diceva: se tu mi riconosci come tuo Signore, tu verrai con me. Bene, io poi ovviamente sono cresciuto, sono diventato ragazzo, all'età di 16-17 anni ho avuto un periodo terribile di ribellione, avevo deciso che Dio non esistesse, quindi mi ero assolutamente dissociato da ogni idea di cristianesimo e un giorno mi alzai in chiesa che frequentavo e dissi: per me Dio non esiste, quindi è l'ultima volta che mi vedete. Per fare la lunga storia breve, vi dico che subito dopo sono andato a Roma a un evento cristiano giusto per divertirmi, per andare a divertirmi con i miei coetanei, e lì il Signore mi ha toccato. Lì c'è stato un tocco soprannaturale del Signore, ho visto l'opera di Dio e ho dato la mia vita al Signore, sono nato di nuovo ed eccomi qua. Qualche paio di anni dopo, forse un po' di più, 3 anni, 4 anni dopo, durante una preghiera mattutina col mio pastore, il Signore mi ha dato una visione nitida, proprio ad occhi aperti, di persone incatenate, vestite di bianco, con una sorta di camicione bianco, si vedevano i segni rossi del sangue per le ferite, per le battiture, ed erano legate l'una all'altra. Queste persone, il Signore parlava in questa visione dicendo: Pietro, li devi liberare. A che disse: Signore, come? E chiaramente la risposta venne dal Signore attraverso la predicazione della parola. Quando lo dissi, come è giusto che facessi, al mio pastore, lui mi disse: Pietro, il Signore ti sta chiamando al ministero. Ebbene, così si è iniziati. Abbiamo all'età di 21, 21 anni, 22 anni circa, abbiamo iniziato un gruppo in casa, si è sviluppato, come dicevo, ed eccoci qua a predicare la parola. Ma detto questo, io voglio dare il mio contributo con la parola del Signore questa sera, e ringrazio di nuovo il pastore Petroni e ovviamente l'emittente
evangelica, cristiana che sta divulgando la parola e ringrazio per questa opportunità. Quando oggi pregavo per questa serata, io credo fortemente, credo di aver ricevuto una parola dal Signore. La parola del Signore può essere intitolata in questo modo: la Chiesa è la voce profetica di questo tempo. Non c'è dubbio, miei cari, che stiamo vivendo tempi molto difficili. Lo si dice, ma spesso non si capisce e non si dà il giusto peso a questa frase. Sicuramente sono tempi molto difficili. C'è molta confusione, incertezza, problemi, paura, e poi ovviamente non entro in merito, ma col discorso del Covid, Green Pass sì, Green Pass no, vaccino sì, vaccino no, né non entriamo in merito, ma di fatto c'è tanta confusione. Ebbene, quando meditavo stasera la parola del Signore, il Signore ha portato la mia attenzione su Isaia 6. Vi leggerò velocissimamente alcuni versi che ci parlano della chiamata profetica di Isaia da parte del Signore. Io vorrei che ognuno di noi, come Chiesa, non come individui, ma come Chiesa, ci identificassimo in questa storia. Quindi, quando parleremo di Isaia, immaginiamo la voce profetica della Chiesa. E dice così: nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevati, elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, e con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu riempita di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente tolto dalle molle dell'altare. Mi tolte con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi vidi la voce, udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Gloria al Signore. Questo passo della scrittura ci parla di questo giovane che ha avuto questa esperienza straordinaria col Signore, perché in un momento difficile, in un momento di crisi politica, perché il re era morto, in un momento nel quale c'era disorientamento, incertezza per il futuro, e nel quale c'era pericolo, perché quando manca la leadership in una nazione, la nazione è vulnerabile, può essere attaccata da nazioni che vogliono invaderla. In questo momento, in questa stagione, in questo tempo, un giovane ha udito la voce del Signore e ha visto il Signore. Alleluia! C'è bisogno che la Chiesa in questo tempo concentri la propria attenzione sulla visione di Dio, su quello che Dio ha da dire, su quello che Dio vuole mostrare. Fratelli miei, Uzia era morto, era un punto di riferimento. Ora non c'era leadership, ma gloria al Signore, questo giovane vide che cosa? Il Signore seduto sopra un trono alto, molto, molto elevato. Alleluia! È importante avere questa visione. La Chiesa non deve più concentrarsi sul problema, non deve più concentrarsi sulle varie ideologie e teorie riguardo al problema, non deve concentrarsi sulla propria opinione su come risolvere il problema, e quindi deve smettere di creare separazioni, litigi, perché ognuno ha la propria visione. Deve fare solo una cosa la Chiesa: deve alzare lo sguardo e vedere ciò che il Signore ci vuole mostrare. Deve avere una visione profetica del tempo nel quale stiamo
vivendo e vedrà il Signore elevato sul trono. Quando noi vediamo il Signore elevato sul trono, la nostra attenzione si distoglierà dalle difficoltà che stiamo vivendo. E sto parlando profeticamente alla Chiesa italiana, nello specifico, e alla Chiesa nel mondo. Il Signore mi dà grazia di parlare in inglese a diverse piattaforme, su diverse piattaforme internazionali. E il messaggio di questo tempo è questo: Chiesa del Signore, alza lo sguardo e guarda chi è davanti a te, chi è seduto sul trono. Quando tu hai la visione di chi è seduto sul trono, tu avrai la visione di ciò che lui vede. Alleluia! Quando saliamo al livello del trono, noi abbiamo la visione di Dio riguardo ai problemi che bisogna affrontare. Bene, questo ragazzo ha visto dei serafini che erano seduti e avevano delle ali e dicevano e gridavano: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Alleluia! Quando abbiamo la visione di Dio, noi riconosciamo la sua santità. Quando abbiamo la visione di Dio, noi riconosciamo la sua signoria. Quando abbiamo la visione di Dio, noi riconosciamo la sua autorità. Quando abbiamo la visione di Dio, noi riconosciamo la sua gloria. Alleluia! E proclamiamo la sua gloria. Ma com'è possibile, giovane Isaia, è un disastro, ci sono problemi, potremmo essere uccisi da un momento all'altro. Eppure lui ha sentito una voce, delle voci che dicevano: Santo, santo è il Signore degli eserciti, e ha proclamato poi, perché l'ha scritto, tutta la terra è piena della sua gloria. Ma dov'è la gloria di Dio? Vediamo problemi, vediamo il virus, vediamo minacce, vediamo posti di lavoro persi, vediamo giovani senza una speranza. Tutta la terra è piena della gloria di Dio. Alleluia! E le porte a questa dichiarazione, quando la parola di Dio viene dichiarata, le porte vengono scosse, le fondamenta vengono scosse. Alleluia! E la casa fu piena di fumo. Il fumo nel tempio rappresenta la presenza di Dio. Dio vuole che nelle nostre riunioni la presenza di Dio sia tangibile, reale, visibile, palpabile, dimostrabile nello spirito. Gloria al Signore. Ma di fronte alla visione di Dio, questo giovane non è rimasto impassibile. Ha visto la sua inadeguatezza al compito che lui poi avrebbe ricevuto di predicare la parola del Signore. La Chiesa del Signore è ovvio che si sente inadeguata di fronte alle situazioni nelle quali viviamo. E questo giovane ha detto: guai a me perché sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Ma poi i miei occhi hanno visto il re. Alleluia! Una chiesa che vive, che vede il re. Alleluia! Si vedrà la propria inadeguatezza, ma vedrà la soluzione. Infatti, uno dei serafini volò verso di lui, tenendo in mano un carbone, e gli disse: ovviamente, il carbone era stato tolto con le molle dall'altare. Tutto un discorso, qui non abbiamo tempo per parlare dell'altare, dobbiamo edificare i nostri altari personali davanti al Signore, le chiese devono riedificare l'altare del Signore, ma è un altro tema. Egli mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Chiesa del Signore, sei purificata. Chiesa del Signore, non sei debole. Chiesa del Signore, non sei un fallimento. Chiesa del Signore, sei la chiesa che Gesù Cristo sta edificando e che le porte dell'inferno non potranno vincere. Chiesa del Signore, sei lavata col sangue dell'agnello. Chiesa del Signore, alzati perché le tue iniquità sono state tolte e il tuo peccato è espiato. Poi, quindi dopo di questo, udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Fratelli, la Chiesa deve udire il grido del Signore: chi manderò?
Chi manderò? La voce dello Spirito Santo sta riecheggiando nei nostri cuori e ci sta dicendo stasera: io ho qualcosa da dire alla società, io ho qualcosa da dire alle chiese e alla chiesa, io ho qualcosa da dire riguardo a quello che sta succedendo nel mondo. Chi manderò a proclamare la voce profetica del Signore? O ministeri profetici, o voci profetici della chiesa, levatevi nel nome del Signore, prendete posizione e proclamate la parola del Signore. Ora questo giovane si sente adeguato, grazie all'opera di Dio nella sua vita, e dice, risponde all'appello dicendo: eccomi Signore, manda me. Chiesa del Signore, rispondiamo all'appello del Signore e diciamo: manda me. Basta con le discussioni, basta con le opinioni diverse su ciò che bisogna fare. Lasciamo che la voce univoca dello Spirito Santo ci mostri quello che bisogna fare. E non solo in riferimento al Covid e alle situazioni nelle quali ci troviamo. Fratelli, io non sono un profeta negativo. Io voglio guardare nello Spirito e vedere quello che il Signore sta dicendo, ma di certo la parola ci dice che nei tempi a venire le cose andranno di male in peggio per il mondo, ma andranno di bene in meglio per la Chiesa del Signore, perché la Chiesa del Signore avrà la protezione del Signore, avrà la presenza del Signore, avrà la gloria del Signore e potrà proclamare la parola del Signore. La soluzione per la nostra società è una sola: la parola di Dio, ciò che Dio ha da dire in quest'epoca, in questo tempo. Chiesa del Signore, torniamo tutti insieme umilmente ad essere la voce profetica del Signore. Dio vi benedica e ci benedica. Amen. Grazie, grazie, grazie Pietro, Dio ti benedica ed è proprio questo che il Signore ci chiama a fare e questo vogliamo fare. È lo scopo perché siamo qui insieme, proprio perché dobbiamo ogni giorno, mentre chi si scoraggia vede che ci sarà tempo, chissà se ci sarà tempo, noi vogliamo prendere gli occhiali di Gesù Cristo che diceva e dice: Amen. voi dite che ci vogliono ancora 3 o 4 mesi per il raccolto, ma egli dice: il campo è pronto e noi dobbiamo raccogliere più anime possibili per il regno dei cieli. Quando a qualche parte ci viene tolta la possibilità, il Signore ci dice: andate per i crocicchi. Questa parola mi incoraggia molto, come dire, andate nelle piccole, un poco alla volta, allungatevi dove più potete e permettete che la casa sia piena. E noi questo vogliamo fare, perciò siamo qui e perseveriamo finché Dio ci darà vita fino all'ultimo alito di vita. Infatti il Signore già mi ha detto come devo partire. Devo partire in piedi mentre predico, guarda che roba. Signore, grazie per le belle rivelazioni che tu ci dai, ci fai comprendere che vai avanti fino a che, mentre sei in piedi, te ne vieni con me. Gloria al Signore, che bello poter così passare all'altra parte servendo il Signore. Frate, non ti fermare. Non perdere nessuna possibilità di annunciare l'Evangelo, di parlare di quello che il Signore ha fatto nella tua vita e dichiarando che ciò che ha fatto per te può fare molto di più per chi ti ascolta, perché Dio è Dio dei miracoli e noi ce li aspettiamo ogni istante. Noi ci crediamo e perciò continuiamo così. Fratello Pietro, se hai da fare, ci puoi lasciare, se puoi restare ci fa piacere. Se hai Sì, degli grazie impegni, Pastore. non ti Io preoccupare, resterò qualche sentiti minuto libero e perché è facile che hai degli impegni. Intanto ti certo. ringraziamo e alla prossima volta, Dio piacendo, ci Amen. risentiamo per altre occasioni perché questo è il nostro compito di portare avanti questa opera. Amen.
per edificare la Chiesa di Gesù Cristo. Per noi la Chiesa di Gesù Cristo non è una denominazione, e tutti coloro che ricevono il Signore Gesù come loro personale Salvatore e che camminano con il Signore. Ed ora abbiamo un altro fratello che è anche nuovo stasera, lo vogliamo, Antonino Lia si chiama. Fratello, pace, mi senti? Pace del Signore, mi senti? Sì, hai una buona connessione, come vedo, grazie al Signore. E Grazie allora a Dio. diamo anche a te la possibilità, se hai una parola di preghiera, ci conduci in preghiera e poi sentiti libero, hai un 25-30 minuti. In caso che ti prolunghi molto, abbiamo una piccola campanella che suona, che si sente. Quando la senti suonare vuol dire che dobbiamo raccogliere le attrezzature. È questa, l'hai sentita? Sì. Perciò vai tranquillo, quando la senti vuol dire che dobbiamo lasciare le pecore. Va bene? Sentiti libero e vai Bene, avanti, Dio ti benedica e ci benedica insieme. Se ci guidi in preghiera, mentre fratello, sorella, dovunque ti trovi, preghiamo insieme al fratello. Non diciamo, lo dico spesso, prega per me, prega per me. Mettiamoci e preghiamo insieme con il fratello, perché è un'occasione. Dico spesso quando qualcuno mi chiama, preghiamo insieme. Voglio dire, preghiamo insieme. Anche se lo facciamo a casa, ma tutte le volte perseveriamo nel metterci insieme. Perché mettiamo insieme quel poco di fede che ognuno di noi ha e alla fine diventa una grande fede, anche quanto un granel di senape, se tutta messa insieme. Diventa quando un granel di senape, molte montagne non saranno più davanti a noi, ma ci saremo seduti sopra e sarà tutta discesa per continuare il cammino. Prego, fratello Lia, Dio ti Amen. guidi e vai avanti tranquillo. Gloria a Dio. Vogliamo innanzitutto allora pregare il Signore, metterci alla presenza di Dio affinché ogni cosa sia fatta secondo la sua volontà. Vi invito a chinare il vostro capo ovunque voi siete, se potete chiudere gli occhi e pregare insieme a me. Alleluia. Amen. Padre, Signore, noi ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore. Sì, mio figlio, Grazie, Signore, per Gesù. questa opportunità che ci dai ancora oggi di poter, Signore, riunirci anche tramite questi social, Signore, ma nello spirito, Signore, riunirci per glorificare ed innalzare il tuo nome, Signore. Grazie, Signore, per Gloria a questa Dio. opportunità che Sì, ancora in questa sera possiamo avere di Signore. predicare la tua parola, Signore. Non è Sì. scontato, Signore, ma vogliamo cogliere questa opportunità per Alleluia. benedire il tuo nome. Signore, ti prego per quanti, Signore, in questo momento, Signore, stanno seguendo questa diretta. Signore, ti prego per quanti Sì. attraverso la TV stanno seguendo, o Molti. quanti, Signore, in questa sera sono riuniti per, Signore, ascoltare, Signore, il messaggio della tua parola. Signore, tu solo conosci i cuori. E io ti prego, Signore, in questo momento, Signore, oh, che tutto quello che faremo, che diremo, Signore, possa arrivare, Signore, oh, Signore, come un fuoco, Signore, che brucia ogni iniquità, ogni cosa negativa. Signore, ti preghiamo, Signore, di benedire i cuori di quanti ascolteranno, oh Signore, il messaggio della tua parola. Benedici ogni famiglia, ogni casa, Signore, ogni persona individualmente. Benedici, Signore, ancora parole di vita, Signore, oh, e grazie, Signore, per ogni cosa in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù. Innanzitutto, voglio ringraziare Dio per questa opportunità. E poi voglio ringraziare il pastore Petrone e il pastore Michele Strazzeri per questo invito. Sono onorato di essere questa sera con voi in questa diretta, ma soprattutto poter servire questa sera il Signore insieme a voi. Ecco, mi chiamo Antonino Lia, per chi non mi conosce, faccio parte della Chiesa di Cesano Materno e sono un collaboratore del Movimento Adoratori. Ecco, e questa sera vogliamo ringraziare in nome del Signore noi tutti insieme, perché attraverso questi canali possiamo ancora predicare l'Evangelo. Voglio invitarvi a prendere la parola di Dio. Per quanti hanno una Bibbia, ecco, voglio invitarvi a prendere la parola di Dio, ma per quanti non ce l'hanno, leggerò io per voi, ecco, dal Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, leggeremo, ecco, Vangelo di Marco, capitolo 11.
Alleluia, gloria a te, Signore. Vangelo di Marco, capitolo 10, scusate, ho sbagliato. Capitolo 10, dal versetto 46. Leggeremo Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 46. Alleluia. Vi invito all'ascolto della sua parola. Giunsero così a Gerico, e come egli udiva. Egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla. Un certo figlio di Timeo, Bartimeo, il cieco, sedeva sulla strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: Fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: Che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Alleluia, fin qui la parola del Signore. Ecco, cari nel Signore, cari fratelli e sorelle, amici che siete in ascolto, Gesù usciva a Gerico con i suoi discepoli e una gran folla. Gesù usciva da Gerico e una gran folla gli andava dietro, i suoi discepoli insieme a lui. Ecco, ci sono anche i discepoli. Ecco, vediamo che in mezzo alla strada, per la strada, c'è il figlio di Timeo, Bartimeo, il cieco che sedeva lungo la strada mendicando. Ecco, un cieco mendicante. Il suo problema, cari nel Signore, non era solo la cecità, ma anche, come dice la parola di Dio, era la povertà. Mendicava quest'uomo, era un emarginato a causa della sua cecità. Sicuramente era un peso per la società di quel tempo, per molti dei conoscenti suoi. Ecco, probabilmente alcuni uomini lo portavano lì sulla strada, ma poi lo lasciavano tutto il giorno lì da solo a chiedere l'elemosina. E viveva di elemosina, viveva di elemosina. In quella strada sicuramente passavano in tanti che rimanevano indifferenti, probabilmente, come vi ricordate, ci racconta anche la storia Gesù quando ci racconta la parabola del buon samaritano. Ecco, è possibile che molti passano di là, ecco, molti fanno l'elemosina, ma altri no. Ma è possibile che magari altri si fermano, ma danno solamente l'elemosina. Ecco, da questa storia, cari nel Signore, possiamo vedere un uomo che veramente ha bisogno di qualcuno che si interessa di lui, che si interessa in maniera profonda. E forse qualcuno in questa sera che sta ascoltando questo messaggio, forse anche tu che stai ascoltando, che sei in diretta, forse anche tu questa sera senti questo bisogno. Hai bisogno di qualcuno non soltanto che ti faccia l'elemosina, ma che si interessa veramente di te, che si interessa della tua persona. Forse anche tu ti trovi come quest'uomo. Ecco, quest'uomo si trovava nella strada. La strada è finimondo. Le persone rappresentano l'aiuto dell'uomo, delle risorse umane. L'elemosina in sé è qualcosa che non potrà mai essere sufficiente. Non potrà mai essere sufficiente, o qualcosa che non cambierà mai la tua condizione, o da mendicante, che non cambierà mai la tua condizione di cecità. Ecco, quest'uomo non poteva cambiare, la sua vita non sarebbe mai cambiata, o con l'elemosina che gli facevano. La sua vita non poteva mai cambiare con quello che gli davano gli uomini. Aveva bisogno di un aiuto, ma di un aiuto più grande. Ma ecco che ode che sta passando Gesù. Ode che sta passando Gesù con i suoi discepoli e una grande folla. C'è sempre una grande folla intorno a Gesù. Ma ecco che la voce di quest'uomo fa la differenza, cari nel Signore. Oh, ecco, ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare, a dire: Gesù, Davide, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Cari nel Signore, la parola di Dio ci dice che era cieco.
ma ci dice anche, ci fa comprendere anche che aveva un udito buono. Questa persona sicuramente aveva udito parlare di Gesù. Questa persona aveva ascoltato in quel momento che stava passando Gesù. E cari del Signore, questo è molto importante. Infatti, la parola di Dio dice così la fede. La fede viene da ciò che si ascolta. In Romani a capitolo 10, versetto 17, dice così: la fede viene da ciò che si ascolta. È importante saper ascoltare, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Gloria a Dio. Quest'uomo aveva sentito che stava passando Gesù, ma ancora di più quest'uomo aveva sentito parlare di Gesù. Ecco, come dice Gesù ancora nella sua parola, ancora in Luca, nell'Evangelo di Luca, capitolo 8, versetto 18, dice: attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha anche quello che pensi ad avere gli sarà tolto. Qualcuno gli aveva parlato di Gesù, dei miracoli di Gesù, e lui aveva ascoltato bene. Lui riconosce in Gesù il figlio di Davide, il Messia promesso. Lui crede che Gesù possa aiutarlo, che può risolvere il suo problema, e non perché aveva visto il miracolo con i suoi occhi, ma perché si era fidato. Si era fidato, cari nel Signore. Lui non vedeva con gli occhi, ma si era fidato quello che gli avevano raccontato. E sicuramente gli avevano detto che lui aveva fatto già dei miracoli, che aveva guarito delle persone. E lui si fida di quello che gli avevano detto. E adesso voglio dire a te che stai ascoltando: quante volte hai udito parlare di Gesù? Quante volte hai sentito dell'opera di Cristo nella vita degli altri? Quante volte hai sentito di quello che Gesù può fare, di quello che Gesù ha fatto? E che ha fatto e più di 2000 anni fa ha operato, e che dopo 2000 anni ancora possiamo raccontare i grandi miracoli, le grandi imprese che il Signore fa nella vita di coloro che sono sfiniti, coloro che hanno bisogno, coloro che sono anche emarginati. Ecco, il Signore li va a trovare, li prende e trasforma le loro vite. Quante volte hai sentito parlare di guarigioni perché Gesù ha guarito quella persona? Ecco, avevo un'infermità, ecco, ma Gesù lo ha guarito. Ecco, quest'altra persona era ormai in fin di vita, stava per morire, ma Gesù l'ha guarito. Quante volte hai sentito parlare di questi miracoli? E l'hai sentito, e molte volte ti è stato predicato. Chissà quante volte attraverso anche questo canale di parole di vita hai ascoltato il messaggio della parola di Dio, e chissà quante volte quella parola ha proprio bussato al tuo cuore, facendoti comprendere che quella parola era per te, che Gesù poteva fare qualcosa anche per te. Ecco, cari nel Signore, ecco, quest'uomo era mendicante, ma lui gridava. Perché gridava questo uomo? Perché riconosceva il suo grande bisogno. Tu riconosci il tuo grande bisogno questa sera? Io spero che tu questa sera, ecco, riconosci il grande bisogno che hai. Hai grandissimamente bisogno non di coloro che ti portano l'elemosina, non di coloro che questa sera, ecco, potrebbero darti qualcosa per tirare ancora qualche altro giorno. Tu hai bisogno questa sera, voglio dirtelo francamente, tu hai bisogno esclusivamente e solo di Gesù nella tua vita. Tu hai bisogno dell'opera di Dio nella tua vita, hai bisogno di Lui, non hai bisogno di qualcuno che possa aiutarti. Tu hai bisogno dell'aiuto di Cristo. Nessuno poteva fare niente per questo. Quest'uomo era mendicante, era lì. Tanti sicuramente avevano provato ad aiutarlo. Probabilmente possiamo pensare che tanti, come per esempio si trovava in quella strada, qualcuno lo ha portato lì. Qualcuno lo ha portato, sicuramente tanti lo aiutavano, ma chi poteva risolvere il suo vero problema, il suo vero bisogno, quel bisogno che aveva nell'anima, quel bisogno che aveva nello spirito? Solo Gesù poteva fare questo, solo lui, perché c'è solo un nome alla quale noi possiamo confidare, c'è solo un nome che può fare ogni cosa, ed è Cristo Gesù. Quindi questa sera io credo che se tu in questa sera, ancora in questo tempo, in questi giorni, hai confidato nella forza di un uomo o nella capacità magari anche di chi ti vuole bene, ecco, io voglio dirti questa sera: lui può darti qualcosa, ma quella
cosa che lui ti darà, quella cosa che lei ti darà, qualcuno ti darà, sarà soltanto un'elemosina. Rimarrai sempre con qualcosa che ti manca dentro. Ecco, qualcuno ha detto che il nostro cuore è a forma di Gesù. Ecco, ed è questo, noi abbiamo bisogno di riempire il nostro cuore di Cristo Gesù. Lui gridava perché aveva un grande bisogno, e questa sera l'invito della parola di Dio è a gridare a Gesù, non gridare e chissà a chi, ma gridare a Gesù. Oh, questa sera l'invito di Gesù è questo, di gridare a Lui. L'invito della parola di Dio, l'invito dello Spirito Santo è che questa sera tu non possa soltanto ascoltare di quello che Dio ha fatto nella vita degli altri, ma che tu possa ascoltare di quello che Dio, ecco, che tu possa non solo ascoltare, ma che tu possa, azionare la tua fede e credere che Dio possa fare qualcosa nella tua vita, che tu possa agire questa sera. E lui gridava perché non vuole farsi sfuggire questa opportunità. E io prego questa sera che chiunque stia ascoltando possa anche gridare a Dio in questa sera e non farsi sfuggire questa opportunità. Gesù stava passando da Gesù, e questa sera Gesù sta passando lì, è proprio a fianco a te, perché sai, Gesù è qui a fianco a me ed è lì a fianco a te, perché lui è l'onnipresente e lui si trova lì proprio a fianco a te e sta sussurrando al tuo orecchio e sta dicendo di gridare, perché Gesù vuole che noi rivolgiamo le nostre preghiere a lui. Lui gridava perché crede che Gesù possa guarirlo. Cari nel Signore, c'è bisogno di credere in Gesù, c'è bisogno di credere nell'opera che lui può fare nella nostra vita. E aveva sentito parlare di Gesù e aveva creduto, non c'è voluto uno studio biblico per credere. Ecco, lui aveva creduto perché gli avevano raccontato che Gesù fa i miracoli, che Gesù cambia la vita, Gesù trasforma le vite. Sapete, forse un giorno avrò l'opportunità anche di raccontarvi la mia testimonianza, ma io questa sera mi trovo qui, ma io ero una persona perduta, ero finito. Io, il Signore mi ha strappato dalle mani di Satana. Io ero legato da Satana, ma ero legato dalle dipendenze, ero legato dalla droga. Io un giorno, un tempo, mi ricordo quando volevo diventare un mafioso. Fin da ragazzino io sognavo di diventare un mafioso, ma poi un giorno Gesù ha trasformato la mia vita. Ero stanco di sentire Gesù che guariva gli altri, ero stanco di sentire Gesù che trasformava la vita agli altri. Io volevo essere guarito e Gesù mi ha guarito. Io ho gridato a Dio con tutto il mio cuore e Gesù ha trasformato la mia vita. E io credo che questa sera tu debba credere che Gesù può fare un'opera grande nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Io non so a chi è diretto di persona questo messaggio, ma io so che lo Spirito Santo vuole parlare a qualcuno in particolare. Gesù può fare ogni cosa, ma tu devi credere, e c'è bisogno che la nostra fede sia una fede coraggiosa. Molti lo sgridavano, molti sgridavano quest'uomo, lo sgridavano affinché tacesse, ma egli, cari nel Signore, gridava più forte. Oh, il figlio di Davide, abbi pietà di me. La folla non poteva comprendere il suo bisogno, amen. La folla non poteva comprendere la sofferenza di quest'uomo. Quest'uomo gridava perché c'era un grande bisogno nel suo cuore, c'era un grande bisogno nella sua vita. La folla non lo poteva comprendere, e forse tu ti trovi nella stessa condizione. Gli altri non possono comprendere il bisogno che hai tu, ma c'è un bisogno nel tuo cuore. Hai provato a soddisfarlo con altre cose, ma non ci sei riuscito, non ci sei riuscita, perché quel bisogno solo Dio lo può soddisfare. Sapete, solo Dio conosce le ferite del nostro cuore, solo Dio conosce come si trovava quell'uomo. Sapete, quell'uomo stava seduto lungo la strada. Ecco, possibilmente nella condizione in cui era caduto anche in una profonda depressione. Ecco, la sua vita era disagiata. Lui doveva stare sempre a dipendere dagli altri. La folla non poteva comprendere la sofferenza di quest'uomo. La folla è un ostacolo. La folla è avversa verso quest'uomo. Vuole tacere il grido di quest'uomo sofferente. Ecco, cari nel Signore, a volte quando noi ci rivolgiamo poi agli altri, ecco, quando tu ti rivolgi al braccio dell'uomo, ecco che poi quel braccio dell'uomo diventa un ostacolo affinché tu possa gridare a Gesù. Il braccio dell'uomo, l'aiuto dell'uomo può essere un ostacolo per farti andare direttamente a Gesù. Noi non ci rivolgiamo agli uomini, noi ci rivolgiamo direttamente al sovrano, al re dei re e signore dei signori. Noi ci rivolgiamo a Gesù. Quest'uomo ha una fede coraggiosa e determinata
perché crede. E tu devi credere questa sera che Dio farà questo nella tua vita, anche se lui riconosce che è l'ultimo fra la folla, ma grida lo stesso. Non ti sentire l'ultimo fra la folla, non pensare che Dio non faccia questo miracolo nella tua vita, si l'ha fatto negli altri e in me non lo può fare. No, sii coraggioso questa sera, credi, sii determinato, sii determinata di credere che Dio farà un'opera nella tua vita, ma anche nella tua casa, nella tua famiglia. Forse stai pregando per tuo figlio, forse stai pregando per tua figlia, continua a pregare, continua a gridare. E se la folla, se ci sono degli ostacoli, degli impedimenti che ti vorrebbero far tacere, tu grida ancora più forte. Qua sapete, anche quest'uomo si riconosce la sua fede, perché la sua fede è determinante. Anche se lui, anche se ci sono degli ostacoli nella sua vita, anche se lo sgridavano, lui non si lascia impaurire. Non ti lasciare impaurire, anzi. Quando la fede è sincera, cari nel Signore, cari amici che siete in ascolto, se la tua fede è sincera e determinata, la tua fede negli ostacoli si fortificherà ancora di più. Perciò grida quest'uomo ancora più forte. La sua fede si fa sempre più forte, più zelante, più possente. La preghiera del mendicante era sempre più insistente. Cari nel Signore, mi ricorda le parole ancora di Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 17. Dice: non cessate mai di pregare. Vi ricordate la donna cananea? Non cessò di pregare, nonostante in qualche maniera sembrava che Gesù l'avrebbe offesa, l'avesse offesa, ma lei continuava a gridare. Ecco, cari nel Signore, è così, voglio dire in ascolto, grida Gesù con tutto il tuo cuore. In questo momento Gesù conosce la tua condizione, Gesù conosce il tuo problema, Gesù conosce il tuo bisogno. Quest'uomo, sapete, mi avvio verso la conclusione per rispettare anche i tempi, ma soprattutto perché credo che già Dio ha parlato al tuo cuore e credo che tu adesso debba fare debba prendere una decisione, debba fare una scelta in questo momento, o rimanere nella tua paura, sconforto, o questa sera tu gridare a Dio con tutto il tuo cuore e credere che Gesù questa sera farà un miracolo nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Ecco, fermatosi Gesù. Gesù si fermò. Gesù si fermò e disse, e la parola dice ancora così, ecco, molti lo sgridavano affinché tacesse, e gli gridava ancora più forte: il figlio di Davide, abbi pietà di me, gridava quest'uomo. E prima di Gesù fermarsi, guardiamo come gridava quest'uomo: abbi pietà di me. C'è bisogno che tu ti umili davanti la presenza di Dio, c'è bisogno che tu questa sera riconosca che Gesù è più grande di te, che Gesù è più grande di tutti, e con umiltà ti accosti a lui. Ecco, pietà di me, perché si riconosce un peccatore. Mai pensare che noi dobbiamo ricevere un miracolo da Dio perché lo meritiamo, ma Gesù abbi pietà di me. E questa è l'attitudine giusta per rivolgersi a Dio. Fermatosi Gesù, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Sapete una cosa? Lui non ci vedeva. E io questa sera voglio dirti, forse tu non vedi Gesù nella tua vita, ma voglio dirti una cosa: Gesù ti vede. Tu puoi essere nel più buio totale, ma io voglio dirti questa sera che anche se tu non vedi, Gesù ti vede. Questa sera quello che è importante è che tu possa ascoltare la parola di Dio e che tu possa riceverla nel tuo cuore. Allora guardate come fu la reazione di quest'uomo quando Gesù lo chiamò. Gesù ti chiama, e Gesù ti chiama ancora questa sera, caro fratello, cara sorella, caro amico che sei in ascolto. Gesù ti chiama e ti chiama per nome. Questa sera metti il tuo nome a posto di quello di Bartimeo. Questa sera Gesù ti sta chiamando. E cosa fece quest'uomo? Allora gettò via il suo vestito, il vestito può rappresentare la propria fiducia in se stessi, la fiducia negli uomini, che tu devi abbandonare questa sera. Il vestito può rappresentare anche i peccati che dobbiamo buttare. Gettò via il suo vestito, ecco, si alzò e venne
perenne a Gesù. Non possiamo andare a Gesù con il nostro orgoglio, con la fiducia in noi stessi, o non possiamo andare a Gesù con i nostri peccati. Dobbiamo rinunciare ai peccati, perché Gesù è santo, e questo ci deve essere, questa deve essere l'attitudine del nostro cuore. Oh sì, lo sappiamo, siamo dei peccatori, andiamo a Gesù chiedendo pietà per i nostri peccati, ma allo stesso tempo diciamo: Signore, io voglio lasciare il mio peccato e voglio venire con te, voglio venire da te, voglio venire con te. E infatti, e Gesù, rivolgendo la parola, gli disse: che vuoi che io ti faccia? E questo deve essere il nostro rapporto con il Signore, deve esserci un rapporto intimo con il Signore. Dio vuole che noi gli portiamo i pesi, e questa sera è l'opportunità di portare il tuo peso a Dio, avendo coraggio che Dio lo risolverà. Ecco, Gesù, rivolgendosi la parola, gli disse: che vuoi che io ti faccia? E questa sera rivolge la parola a te: che vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista, che tu, fratello, che tu, sorella, che tu, amico, che noi tutti insieme questa sera possiamo recuperare la vista spirituale e vedere Gesù nella nostra vita, vedere Gesù nella nostra casa, vedere Gesù nella vita dei nostri familiari, vedere l'opera di Dio nella nostra vita. Ecco, Gesù risponde e gli disse: va, la tua fede ti ha guarito. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù. Perché, caro fratello, cara sorella, questa volta concludo: chiunque riceve un miracolo da Dio, quando i miracoli sono veri, cari nel Signore, mi permetto di dire questo, quando i miracoli sono veri, i miracoli ti può seguire Gesù nella via della santificazione. Ecco, se la tua fede o se il miracolo che hai ricevuto è vero, ti porterà a dare gloria a Dio. E si mise a seguire Gesù per la via, e Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Vi lascio con questo versetto alla gloria di Dio. Venite a me, dice Matteo capitolo 11 versetto 28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Che Dio ci benedica. Alleluia, gloria a Dio. Grazie Signore, meraviglioso Signore. Grazie Signore. Allora ti voglio portare, fratello, sorella, amica, dove ti trovi. Gesù è la parola, dice nella parola del Signore. Gesù è la parola fatta carne. Quando andò a casa di Maria, entrò Gesù, ma entrò la parola, che è Dio. Questa sera è entrata la parola in casa tua. Il cieco non vedeva niente. Credeva soltanto, perché aveva sentito parlare di Gesù. Se la parola è Gesù, e Gesù è la parola, stasera Gesù è in casa tua, perché la sua parola è penetrata nella tua vita, nel tuo cuore, è entrato in casa tua per mezzo della sua parola, per operare nella tua vita e nella tua casa. Ebbene, la parola del Signore dice che se due si accordano, noi vogliamo essere dalla tua parte, ci vogliamo accordare con te, mentre Antonino ti presenta al Signore, per te che hai sentito che il Signore sta parlando al tuo cuore e che senti il desiderio di poter vedere anche tu le cose dello Spirito, che Egli possa operare. Se senti nel cuore, perché lo Spirito Santo ti ha parlato e ti senti nelle condizioni di essere toccato da Gesù, perché realmente hai riscontrato che la folla fino a questo momento non ti ha aiutato, ti ha detto tante parole, ma quando sei stata nel bisogno, quando sei stato nel bisogno, quando sei nel bisogno, si girano intorno a te come si giravano intorno al cieco, anzi piuttosto che lo scoraggiavano, anziché incoraggiarlo. Se tu ti immedesimi in questa scena, allora noi vogliamo pregare per te. Ci mettiamo tutti insieme mentre il fratello Antonino prega e tu ti alzi, alzati dove sei, oppure alza la tua mano. Passami al fratello Antonino con gli altri fratelli. Fratello Antonino, vogliamo pregare per quelli che in questo momento alzano la loro mano perché si sentono che il Signore gli ha parlato, e quando il Signore parla sentiamo il desiderio che Egli operi nella nostra vita, così
come ha operato potentemente nelle nostre vite, e questa sera abbiamo la testimonianza del cieco. Noi siamo qua perché un giorno eravamo anche noi come quel cieco, abbiamo sentito che il Signore parlava al nostro cuore, ci siamo fatti animo, abbiamo gridato di più, abbiamo buttato via tutta la fiducia che avevamo nelle cose che ci circondavano, abbiamo riposto la nostra fiducia nel Signore ed eccoci che ci ha cambiati, vedi, ce ne siamo quattro che tu vedi. Il fratello che se n'è andato, noi stiamo qui a testimoniare che un giorno è accaduta qualcosa di grande nella nostra vita, quando la parola di Gesù ha raggiunto la nostra vita, il nostro cuore, ha cambiato la nostra vita, la nostra casa, stasera lo vuole fare nella tua vita. Basta un poco di fede, alza la tua mano verso il Signore e ripeti. Mentre il fratello ti guida in preghiera, ripeti ad alta voce, sarà una preghiera breve, ripeti ad alta voce quello che dice il fratello Antonino per rivolgerti al Signore. È facile che tu vuoi pregare e non sai come devi mettere insieme neppure le parole. Coordinale col cuore mentre le ripeti dietro al fratello. Perché ci fa da guida, sai perché dico così? Perché quando il Signore mi salvò la sera in un batter d'occhio, avrei voluto pregare ma non sapevo manco che dire. Mi sentivo come bloccato. Il pastore disse poche parole e io condividevo, approvavo quelle pochissime parole. In un batter d'occhio. Signore cambiò la mia vita, mi salvò e mi battezzò nello Spirito Santo. Io credo che stasera il Signore lo vuole fare con te. Mi vedo proprio inginocchiato in quella chiesetta dove il Signore mi salvò e vedo te dall'altra parte che il Signore vuole fare un'opera potente nella tua vita. Ripeti con calma, poche parole. Quelle che lo Spirito Santo mette nel cuore e nella bocca di Antonino, tu le ripeti, perché stasera il Signore ti vuole toccare, vuole cambiare la tua vita, come questa bella testimonianza. La vita di quel cieco cambiò. Pensa per una vita senza vedere mai niente. Stasera il Signore vuole aprire i cieli su di te. I cieli della rivelazione divina che incominci a vedere, la salvezza che penetra nella tua vita mentre apri il tuo cuore al Signore. È una decisione che devi fare, alzare la tua mano e ripetere con convinzione, ad alta voce, sottovoce, non è che devi gridare, e vedrai che il Signore questa sera opererà in un modo speciale. Antonino, ci vuoi guidare in preghiera? Amen, alleluia. Signore Padre, noi ci rivolgiamo a te ancora in questa sera con tutto il nostro cuore. Signore, siamo certi che in questa sera tu sei in mezzo a noi. E siamo certi, Signore, che ancora in questa sera la tua potenza, Signore, è la stessa. Siamo certi in questa sera, Signore, che tu hai parlato non a un solo mendicante, ma siamo certi questa sera che ci sono tanti, Signore, in questo mondo che hanno bisogno di te. Ma questa sera, Signore, soltanto coloro che hanno ricevuto il messaggio della tua parola, Signore, potranno sperimentare, Signore, la potenza che trasforma, la tua potenza, Signore, che è in grado di trasformare qualsiasi uomo e qualsiasi situazione e circostanza. Signore, noi sappiamo, Signore, che tu lo farai. Signore, in coloro che, come sono stati invitati anche ad alzare la mano, Signore, in questo momento quella mano rappresenta il grido di quell'uomo che aveva questo grande bisogno nella sua vita. Io ti prego, Padre, nel nome potente di Gesù, Signore, ti prego per queste mani alzate, che io non vedo, ma tu vedi.
Signore, per queste mani alzate che possono rappresentare anche tante persone che sono anche emarginati, tante persone, Signore, nella loro solitudine e che nessuno li pensa. Ma Signore, Tu questa sera sei entrato nelle loro vite, nelle loro case. Signore, io Ti prego per queste mani alzate, Ti prego nel nome di Gesù, Signore, che Tu possa trasformare le loro vite, che Tu possa rendere le loro vite, Signore, come quelle di quell'uomo, Signore, che ad un momento, Signore, mentre era seduto, adesso si ritrova lì in piedi, a piene forze, che segue Te, Signore, la via, la verità e la vita. Signore Padre, Ti prego nel nome di Gesù, Signore, qualche problema nella famiglia, Signore, se c'è qualche infermità, malattia, Signore, noi la portiamo ai Tuoi piedi questa sera. Qualcuno che si è scoraggiato perché, Signore, nella sua vita vede andare tutto male e dice sempre a me deve capitare così. Oh, questa sera la tua vita può cambiare, la tua situazione può cambiare. E noi preghiamo nel nome di Gesù. Oh, Signore, preghiamo contro ogni impedimento, Signore. Preghiamo, Signore, contro ogni opposizione. Ma soprattutto, Signore, preghiamo perché sappiamo, Signore, che Tu ci stai ascoltando e che Tu agirai in questo momento stesso, nel nome potente di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù. Amen, amen, amen. Ti puoi accomodare dovunque ti trovi, fratello, sorella. Continua a ringraziare il Signore e seguilo nelle direttive che senti, che mette nel tuo cuore per lo Spirito Santo. Ed ora, grazie Antonino, se hai tempo di restare ci fa piacere, me lo passi. Se non hai il tempo di restare puoi andare, sediti libero e frattanto continuiamo insieme. Voglio chiedere al fratello Aldemir che continua secondo quello che il Signore gli ha messo nel cuore. Mi senti? Sì, sì, in pace, pastore. Vai tranquillo, prenditi quello spazio che è tuo e condividi quello che lo Spirito Santo ti ha messo nel cuore. Grazie, pastore. Pace a tutti i nostri telespettatori. Oggi io voglio condividere con voi la chiamata di Gideone, una chiamata molto importante per un compito molto specifico. Io oggi capisco, ascoltando i pastori che mi hanno preceduto, il primo parlava della chiamata di quel giovane chiamato Isaia e deve una grande testimonianza. E il secondo pastore predicava la insistenza di quell'uomo di avere una vita trasformata, una vita diversa. E credo che oggi Dio sta parlando con i nostri telespettatori, Dio sta chiamando a te, meu fratello, minha sorella, meu amigo, minha amiga, Dio sta chiamando a te a uma novità di vita, a una vita diversa. Magari sei stanco di portare un giugo che va oltre le tue forze e non se la fai più, magari ti sei trovato davanti un bivio e non sai che strada prendere. Dio ti sta chiamando. Dio sta cercando di darti una nuova vita, una nuova forza, perché tu possa avere reazioni di uscirne fuori da tutte le catene, da tutti i problemi che ti hanno legato la vita, legato la tua famiglia. Oggi io posso dire che è un giorno di vittoria. È il giorno in cui Dio vuole concedere a voi la sua pace, l'equilibrio e l'intendimento per non uscire fuori, non con le tue proprie forze, ma con la forza di Dio. Leggiamo il libro di Giudici, capitolo 6, verso 11, che dice: «Poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joás, mentre suo figlio Gideone batteva il grano nello stretoio per sottrarlo ai Madianita. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: L'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Gideone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ti è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ti hanno narrato dicendo: non ti fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ti ha abbandonato e ti ha dato nelle mani dei Madian? Allora l'Eterno si volse a lui e le disse:
Vá com esta tua força e salva Israel da mano de Madian. Não sono eu que te mando? Ele lhe disse: Ó meu senhor, como salverò Israel? Ecco, la minha família é la più debole de Manassés, e eu sono il più piccolo nella casa del meu padre. L'Eterno lhe disse: Ma io sarò con te, e tu sconfiggerai i Madianita come se fossero un uomo solo. Il versetto 21 dice così: Allora l'angelo dell'Eterno stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le fogacce e gli asini, e dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le fogacce e gli asini. Poi l'angelo dell'Eterno scomparse dai suoi occhi. Così Gideone si rese conto che era l'angelo dell'Eterno e disse: Ahimè, o Signore, o Eterno, perché ho visto l'angelo dell'Eterno faccia a faccia. L'Eterno gli disse: La pace sia con te, non temere, non morrai. Allora Gideone costruì in quel luogo un altare all'Eterno e lo chiamò Jehovah Shalom. Esso si trova anche oggi a Ofra. In quella stessa notte l'Eterno gli disse: Prendi il toro del tuo padre e il secondo toro di 7 anni. Demolisci l'altare di Baal che appartiene al tuo padre. Abbatti l'Asherah. Poi costruisci un altare all'Eterno, il tuo Dio, in cima a questa roccia, nell'ordine dovuta. Benedetto sia il nome del Signore. Che cosa tremenda, fratelli, fu la chiamata di Gideone. La chiamata di Gideone ha un grande significato nella vita di ciascuno di noi. Perché quando Gideone ebbe questa chiamata, era un tempo in cui la nazione stava in una grande oppressione, in una grande crisi fallimentare. Loro stavano in una grande povertà e Dio chiama Gideone perché Israele si rese conto. Il titolo comincia che i figli di Israele fecero ciò che era male agli occhi dell'Eterno. L'Escritura parla che Israele aveva fatto male, avevano fatto male ciò che era, avevano fecero ciò che era male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno dede nelle mani di Madian per 7 anni. Per 7 anni il popolo di Israele, i figli di Dio che avevano provato la bontà dell'Eterno, ora stavano sotto un'oppressione, ridotto alla povertà, alla miseria totale, perché avevano fatto male agli occhi dell'Eterno. Avevano disobbedito la parola di Dio. Fratelli, esistono due principi: benedizioni per l'obbedienza e maledizioni per la disobbedienza. Quando noi non viviamo secondo il comandamento della parola dell'Eterno, noi raccogliamo ciò che seminiamo. E Israele stava raccogliendo ciò che avevano seminato, perché avevano seminato il peccato nella loro vita, rifiutando la parola dell'Eterno. E quando la oppressione era così grande nella loro vita, l'Escritura dice che Israele non sopportava più quella sofferenza, e dice l'Escritura che Israele gridò all'Eterno. Oh, quando noi soffriamo, quando noi ci rendiamo conto di ciò che facciamo di male agli occhi dell'Eterno e ci ravvediamo e cerchiamo il soccorso del cielo, Dio manda sempre qualcuno, Dio invia sempre qualcuno a entrare nella nostra vita, nella nostra strada, nel nostro sentiero, per cambiare il corso della nostra storia. La storia di Israele stava per essere cambiata attraverso Gedeone. Nonostante il suo popolo si era piegato a Baal, si era piegato a altre divinità, Gedeone ancora
conservava nel suo cuore il racconto di come il Signore aveva liberato il suo popolo nella terra dell'Egitto. E la Bibbia dice che proprio in quel momento in cui il popolo di Israele grida, Dio apparve a Gideoni. La Bibbia dice che l'angelo dell'Eterno apparve, alleluia, a Gideoni e le disse, l'Eterno è con te, o guerreiro valoroso. Qui noi vediamo la teofania di Dio, la manifestazione di Gesù Cristo prima dell'incarnazione, la seconda persona della Trinità presente in quel momento in cui Gideoni affrontava una grande crisi, crisi nazionale, crisi psicologica, crisi finanziaria, crisi di ogni genere. E l'angelo dell'Eterno, Gesù Cristo, prima di essere incarnato, era lì presente. E gli dici, vai nella tua forza. Tante volte, fratelli, noi arriviamo ai nostri limiti, delle nostre forze umane. Ma quando finisci la forza umana e che noi apriamo il cuore a Gesù, entra il ricorso divino, entra le forze divine. Ora era Gesù che stava comandando a Gideoni, vai nella tua forza. Dio stava investindo Gideoni di un'unzione soprannaturale. E Gideoni cominciò a sentire, a percepire che nella parola di quell'angelo aveva una forza soprannaturale, aveva un'unzione. Forse, meu amigo, minha amiga, che stai ascoltando oggi il messaggio della parola di Dio, ciò che stai ascoltando e che sta arrivando nei tuoi orecchi, che sta toccando nel tuo cuore, non sono parole di uomini, ma sono uomini che oggi stanno sendo ispirati da Dio, perché ogni parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo. E quando questa parola, quando noi odiamo la parola, è pronunciata dallo Spirito Santo, questa parola, ela ti dà una nuova forza, ela ti rinnova la nostra speranza, ela ti dà, alleluia, una forza soprannaturale, una speranza, alleluia, di vincere, una speranza di poter superare quei momenti difficili. Gideoni riconobbe chi era lì, non era soltanto una persona che stava in forma fisica, ma era una persona, un ser celestiale, una presenza divina. Lui riconosce che era Dio stesso parlando con lui. E dice la scrittura, se sei tu, Signore, che sta parlando con me, ricevi meu sacrificio. Gideoni preparò un sacrificio, offrì davanti a quell'angelo. E quando l'angelo toccò con il suo bastone su quel sacrificio fu consumato. E uscì un grande fumo, e l'angelo sparì in mezzo a quel fumo. E Gideoni ebbe una grande paura, perché di disse, e i miei occhi hanno visto il Signore, e io morirò. Ma l'angelo continua a parlare con Gideoni, dicendo, tu non morirai. Gloria a Dio. L'Eterno dice, la pace sia con te, non temere, tu non morirai. Esistono momenti nella nostra vita, fratelli, che noi troviamo in certe situazioni, in certe circostanze, che sembra non avere una porta di uscita, sembra non avere soluzioni, sembra che le parole degli uomini finiscono di seppellirti, di portarti alla barra, al baratro della sconfitta. Magari, chissà, hai ascoltato la parola di un avvocato che ti ha detto non c'è nulla da fare, o di un medico che dici ormai tu devi aspettare la morte perché non c'è guarigione. Chissà, tu stai vedendo il fallimento della tua azienda, del tuo commercio, e sembra che non c'è una via di uscita. Dio, ele cria una via nel deserto e fa scorre, scorre fiumi nel deserto. Laddove tu non vedi via, Dio è capace di creare questa via. Per Gideone era così,
La opressione dei suoi avversari era tanta, e Gideoni era scoraggiato. Ma lui rivendicò dicendo: Signore, dove sono tutte le promesse fatte ai nostri antenati? Dove sono tutte quelle prodezze, quei miracoli? Gideoni aveva la voglia di vincere, Gideoni aveva la voglia di uscire fuori di quel problema. Io so che sto parlando con molta gente che mi ascolta, che ha voglia di uscire fuori di questa malattia, di questi problemi coniugali, di questi problemi familiari, di questi problemi emozionali, sentimentali. E oggi il Signore ti sta dando una chiamata. Ma soprattutto quando Dio chiama, Ele ti dà una nuova unzione, un potere soprannaturale. E noi dobbiamo imparare che quando noi siamo con Dio, Dio vince per noi la nostra battaglia. Dio vince per noi le nostre infermità. Dio vince per noi i nostri problemi familiari. Quando noi siamo con Dio, Dio vince ogni avversità, ogni difficoltà di questa vita. Gideoni capì quando Dio, l'angelo dell'Eterno, disse a lui, Dio stesso, a seconda persona della Trinità, Gesù Cristo, la pace sia con te. Gideoni non rimase passivo. Ma la Bibbia dice: allora Gideoni costruì in quel luogo un altare all'Eterno. Noi dobbiamo costruire un altare. L'altare significa un rapporto di comunione, un rapporto di responsabilità con la parola di Dio, un rapporto, alleluia, intimo con Dio. La Bibbia dice che Gideoni costruì quegli altari. Perché lui stava iniziando un nuovo rapporto con Dio. Gideoni, Dio e Dio e Gideoni. Ora Gideoni era convinto nel costruire quegli altari, nell'avere quel rapporto con Dio stesso. La storia della sua vita stava per essere cambiata. Meu amigo, minha amiga, meu fratello, minha sorella, Dio oggi parla con me e parla con voi. Perché vuol dare una nuova storia a coloro che si sentono stanco, spossato, che non se la fanno più e che ti vengono tanti pensieri di fare la finita, pensieri di distruzioni. Fermati. Perché come Gideoni non è rimasto passivo, ma comprese che quel messaggio della parola di Dio, quella parola, non era una parola, diciamo, umana. Non era una parola ma in quella parola conteneva qualcosa di soprannaturale che era penetrato nel suo cuore, nella sua mente. Gideoni capì che la sua storia stava per essere cambiata. Oggi io voglio dire a voi che mi ascoltate: Dio vuole cambiare la tua storia. Non importa se questa tua storia tu guardi a destra e a sinistra e non vedi soluzioni. Le vie del Signore sono infinite. Quando tu pensi che il medico ti ha detto non ha guarigioni, chi dà l'ultima parola è il Signore. Perché Egli è il creatore di ogni cosa e è per questo che viene chiamato nella Bibbia o El Shaddai, il Dio onnipotente, perché Dio può fare tutto. Non c'è nulla che Dio non può farlo. La Bibbia dice che Gideoni costruì quegli altari e mise quel nome di quegli altari, Yahweh Shalom, il Signore della pace. Gideoni acquisì in quel momento l'equilibrio psicologico tramite quella parola, tramite la pace che Gesù aveva inserito nel suo cuore e nella sua anima. E quella pace di Gesù che sopravanza ogni intelligenza umana. Cominciò a dare a Gideoni la forza che lui non trovava, la capacità che lui non trovava di vincere quegli ostacoli, di vincere quelle oppressioni dei suoi avversari. E Dio promesse a lui dicendo: Io sarò con te e tu vincerai i tuoi nemici come se fossi un solo uomo.
Dio estava prometendo a sua presença de caminhar com Gideone. Se crede hoje em questa sera, construíste um altar davanti a Dio. Como fez Gideone e intitulou aquele altar Yahvé Shalom, il Signore della Pace, il Dio della Pace. Construíste questo rapporto com o Signore. Gideone cominciò a costruire quel rapporto. E mentre costruiva quel rapporto, Dio diede a lui la risposta che lui chiedeva. Perché io sto soffrendo? Perché la mia nazione sta soffrendo? Allora Gesù non gli fece di rimanere senza una risposta. Ma Gesù gli diede ordine dicendo, vai, alleluia. In quella stessa notte l'Eterno gli disse, prendi il toro del tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che appartiene al tuo padre e abbatti l'Asherah che gli sta vicino. Ecco il motivo della sconfitta della sua famiglia, di Israele, del suo popolo. Era l'idolatria, era il peccato che impediva, che era un muro di ostacolo perché Dio benedicesse quella nazione. E allora la risposta di Dio fu chiara: abbatti l'altare di Baal e anche quello di Asherah che gli sta vicino. C'erano due altari, due dei strani che stavano occupando il posto di Dio. Oggi, se vuoi essere, avere la pace e se vuoi cominciare un rapporto con Dio, io ti consiglio, abbatti questi altari, alleluia, del peccato, della droga, della prostituzione, dell'adulterio, della bugia, della falsità. Abbatti questi altari, della ipocrisia, della religiosità. Abbatti questi altari. E oggi stesso Dio promette essere con te e costruisci questi altari di intimità con Dio attraverso il sangue di Gesù versato in quella croce. Oggi stesso Dio si manifesterà nella tua vita, cominciando da adesso, mettendo la pace nel tuo cuore, nella tua anima e dando l'equilibrio perché tu possa vincere. Perché con Dio, alleluia, Dio vince per te la tua battaglia, Dio vince per te questo cancro, Dio vince per te questa infermità, questo morbido di Parkinson che stai soffrendo, questa sclerosi multipla che ti sta attaccando la tua salute. Dio è potente per poter finire questa malattia, dire basta e ripristinare la tua salute. Dio è potente di ricostruire la tua casa, la tua famiglia in cui il diavolo ha distrutto, ma demolisci questi altari del peccato, demolisci questi altari della disobbedienza, della ribellione e ricevi Gesù Cristo oggi nel tuo cuore. Ricevi queste parole come fece Gideone. Gideone non è rimasto passivo, ma diede la libertà allo Spirito Santo di fare ciò che Dio voleva fare nella sua vita. Che Dio vi benedica. Io faccio un minuto di preghiera per voi, pregando affinché queste parole, dall'inizio di questo culto in cui stiamo partecipando, possa fare effetto, alleluia, nella tua anima. Gloria a Dio. Signore, io prego per tutti i telespettatori. Tu hai promesso dicendo che aprirà il tuo buon tesoro, cioè il cielo, e manderà la tua pioggia sulla terra dei nostri cuori. Manda la tua pioggia, Signore, manda la tua pioggia, invia la tua pioggia sulla terra dei nostri cuori, perché tutto ciò che stiamo ascoltando, il seme della tua parola, possa germogliare in pace, in liberazione, in guarigione, in trasformazione, in perdono, in salvezza, in giustizia. Signore, meu Dio, manda la tua pioggia, Signore, perché so che se il seme della tua parola germoglierà, quest'uomo sarà guarito, questa donna sarà liberata, quest'uomo, Signore, sarà trasformato, non avrà più tribolazioni, perché con te, Signore, tu vinci la nostra battaglia, le nostre avversità. Per questo, in nome di Gesù, benedico tutti i pastori che hanno iniziato, alleluia, questo culto e che
oggi finiranno. Benedico il pastor Cataldo, benedico questi canali televisivi, nel nome di Gesù, e tutti i nostri telespettatori possono ricevere l'impatto del tuo Spirito Santo, ora e sempre, in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen e amen, Gesù. Grazie, pastor Grazie, Cataldo. Signore. Dio vi benedica. Grazie. Grazie a te, Aldemir. Dio ti benedica e lo stesso per te, se puoi restare, ci fa piacere. Se hai degli impegni, puoi lasciare. Mentre il fratello Antonino, abbiamo due Antonino stasera. Antonino Mazzarà, pace, Sì. Pace, mi senti? sì, ti sento. Ok. La sua voce che non si sente è la nostra. Fammi sentire, prova. Va Prova, prova. bene, va bene, grazie al Ok, ci Signore. sentiamo, a Ebbene, posto. vai avanti, sentiti libero di quello che senti nel cuore. Ti ricordo Sì. sempre che poi c'è la campana in caso ti rilassi. Sono la forte, così la sento bene. Ok, e allora intanto una pace del Signore a tutti i telespettatori e anche ai pastori che mi hanno preceduto. Vengo da un'evangelizzazione, siamo stati in piazza e qua a Catania fa caldo sia ieri sia oggi. E tanta gente era lì in piazza, abbiamo parlato di Gesù, gli abbiamo raccontato le meraviglie del Signore. E stasera, in Secondo Re, capitolo 2, versetto 1, parla di una cosa molto importante. Parla del rapimento in cielo. Secondo Re 2:1. Dice, ora quando l'Eterno volle portare in cielo in un turbine Elia, partì da Gilgal con Eliseo. Il Signore voleva far finire, in un certo senso, era finito il ruolo, il compito di quest'uomo Elia, questo profeta, questo strumento meraviglioso nelle mani di Dio. Per farvi capire che quando la nostra vita si conclude, perché Elia è stato prima giovane e man mano, voi chi sa la storia sa addirittura che in un momento voleva già morire, voleva finire il suo percorso, ma Dio ancora aveva un compito speciale che lui doveva portare avanti e grazie a Dio l'ha portato avanti facendo due re e anche chiamando Eliseo, doveva formare la successione. E qua ci troviamo al termine di questa vita di Elia e Dio gli ha riservato, vedi, non ti fermare, non ti scoraggiare, anche se man mano diventiamo grandi ed è chiaramente man mano ci affacciamo al traguardo. Dio ha riservato per noi il cielo, ha riservato un'eternità speciale, un'eternità meravigliosa. Addirittura Elia è stato uno di quei pochi che non ha vissuto la morte, ma è stato portato direttamente in cielo. Che grande privilegio, che stupendo! C'è una nuova vita, c'è l'eternità, c'è il paradiso. E come diceva Paolo, anche se il nostro uomo esteriore si disfa, l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno e questo ci deve incoraggiare. Il Signore veramente ci incoraggia e ci fa capire che grazie a Dio il Signore per noi ha un progetto meraviglioso, prima di padri e poi il Signore ci fa grazia di poter formare questi figli. E troviamo Elia alla conclusione della sua vita e Dio lo rivela, Dio lo rivela ad Elia. Dio lo rivela a Eliseo e ora man mano noi troviamo che Dio addirittura lo rivela anche ai discepoli dei profeti. Dio non fa niente se prima non lo rivela ai suoi figli. Dio parla, Dio comunica e noi siamo felici di tutto questo. E vediamo questo padre e questo figlio spirituale. E guardate che oggi è vero il problema del peccato è purtroppo all'avanguardia, ma c'è anche un altro problema. Capite
che ci sono dei figli ribelli, come nella nostra società, lo dice anche Indi Sappi, che negli ultimi tempi verranno tempi difficili. E ci sono anche figli che non vogliono aspettare il tempo di Dio, si proclamano, si fanno, quello si fa questo, quello si fa quest'altro, non voglio puntare il dito su niente e su nessuno. Ma senza una radice, io ringrazio Dio, sono figlio del pastore Filippo Wiles, lui è la mia radice e lui mi ha dato, grazie a Dio, mi ha portato avanti, lui mi ha benedetto come Elia benedice Eliseo nel ministero. I ministeri vengono dati non da un'associazione, vengono dati dal cielo, vengono dati direttamente da Dio. E vediamo che Elia era come un inglese, in un certo senso, aveva un carattere, credo, sicuramente abbastanza forte. Nel versetto 2, allora Elia disse ad Eliseo: fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel. Betel è la casa di Dio, è l'inizio di questo percorso. E sapete, questo nel senso, è stupendo sapere questo, che noi, anche quando concludiamo la nostra vita terrena, come dicevo, anche l'Apostolo Paolo dice: quando sta a me, sono per essere offerto in libazione. Paolo sapeva che la sua dipartenza era vicino e parlava con suo figlio Timoteo. Anche Gesù parlava con i discepoli, gli diceva che doveva essere messo in prigione, che doveva essere sacrificato. Il Signore ci parla, il Signore ci avvisa, il Signore ci rivela. E lo sappi questo, fratello, sorella, nessuno può fermare il proposito e il progetto di Dio. Stai di buon cuore, non è il pastore, non è questo, non è questo. Quando Dio ha un progetto per la tua vita, quello sarà portato a compimento. Siamo noi che se usciamo fuori strada non possiamo portare a compimento, ma noi abbiamo l'esempio di Giona, che lui andò addirittura fuori strada, ma Dio lo andò a cercare, i discepoli nella via di Emmaus, e il Signore li ha riportati di nuovo nella giusta direzione. E guardate Eliseo, Eliseo dà una risposta meravigliosa ad Elia. Eliseo rispondendo: com'è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Eliseo sapeva che il suo Signore viene chiamato, pensate, no? Chiamava Elia il suo Signore, era in un certo senso il suo maestro, colui che gli aveva dato l'insegnamento, l'aveva fatto crescere, l'aveva portato avanti, e lui non lo voleva lasciare, voleva rimanere con lui fino alla fine. E guardate che Eliseo non era una persona abusiva come tanti, purtroppo. Era una persona reale, vera, perché era stata chiamata da Dio. Dio disse ad Elia: vai da Eliseo, perché io l'ho scelto per essere un mio servo, per essere uno strumento nelle mani di Dio. Che bello, fratello, sorella, essere direttamente scelti da Dio. Io mi ricordo, dopo un anno della mia conversione, il Signore mi parlò, mi disse: io ti ho scelto come mio ministro, come mio servo. E dopo di me il Signore ha parlato anche al mio pastore. Il mio pastore mi disse: Dio mi ha parlato, io ti devo aiutare ad essere formato, a diventare uno strumento nelle mani di Dio. Questa è la vera Chiesa. Questi sono i veri discepoli di Gesù Cristo. Coloro che sono chiamati direttamente dal cielo, sono chiamati direttamente dal Signore. E vediamo che Eliseo non lascia, aveva tanto amore per Elia, non voleva lasciarlo nell'ultimo giorno, era l'ultimo giorno della vita di Elia. Ed è chiaro che ci sono anche degli esami, perché da dove era Gingal ad andare lì a Betel c'erano qualche 15 chilometri, e ai tempi non c'era la macchina, si andava a piedi. Eliseo poteva dire: ma io già sono a posto, perché sono chiamato dal Signore, ho le carte in regola, non ho bisogno di seguire Elia fino all'ultimo momento.
Ma Eliseo era un uomo che non si accontentava. Non ti fermare. C'è di più. C'è di più, fratello, discepolo di Gesù Cristo. C'è ancora di più. E vediamo che Elia porta Eliseo lì a Betel, la casa di Dio, la presenza del Signore. Ed è stupendo. Bisogna iniziare sempre dalla casa di Dio. Bisogna iniziare da questa relazione perché Gesù Cristo ce l'ha detto. Voi siete il tempio di Dio. Noi siamo diventati la casa di Dio. Siamo Betel, siamo il tempio di Dio, siamo diventati anche il regno di Dio. Dio regna dentro di noi. Questa relazione meravigliosa che il Signore ha fatto fra noi e Dio tramite Gesù, tramite la croce, tramite il sangue dell'agnello. E noi siamo veramente felici di tutto questo. E ancora continua, e ancora. I discepoli dei profeti nel versetto 3, no? Erano a Betel, andarono quindi a trovare Eliseo e gli dissero: Sai che l'Eterno oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te? Questo rispose: Sì, lo so, tacete. E come dicevo, Dio parla, Dio avverte, fratello, sorella, è vero che il Signore si usa anche di uomini profeti, ma Dio parla personalmente. Io ti chiedo veramente. Dio non dà direzione attraverso i profeti. Oggi nel nuovo patto, grazie a Dio, abbiamo lo Spirito Santo dentro e quando Dio mi deve dare direzione, Dio parla personalmente a me. La profezia serve per incoraggiare, serve per esortare, non serve per guidare. Dio ti guida personalmente, Dio parla personalmente, Dio vuole avere una relazione, un mandato, un comando personalmente. E ancora Elia insiste nel versetto 4, poi Elia disse: Eliseo, fermati qui, ti prego. Era molto gentile, ti prego, fermati qua, perché l'Eterno mi manda a Gerico. Stiamo vedendo che Elia mette alla prova. Sapete che anche Dio ci mette alla prova? Dio fogge i suoi discepoli. E Dio è un maestro, un rabbi speciale attraverso Gesù e attraverso lo Spirito Santo. Dio non vuole dei bambini, ma che questi bambini piano piano maturano, crescono, che diventano uomini fatti. E noi maturiamo attraverso le prove, attraverso, come dice Giacomo, considerate come allegrezza le prove della fede svariate in cui ci veniamo a trovare. Perché le prove della fede producono costanza nella nostra vita. Gerico rappresenta una tappa molto importante. Gerico era la prima conquista che Israele ha fatto nella terra promessa. È vero, nella terra promessa e anche noi siamo entrati nelle promesse del nuovo patto, nelle promesse della grazia. Grazie a Dio, il Signore ci ha dato anche la strategia, come fare crollare. Sapete che attorno a noi, quando accettiamo Gesù, ci sono delle mura del peccato, no? Delle mura di legami, delle mura che a volte io mi ricordo, ho conosciuto un giovane che faceva parte della malavita e che poi ha accettato Gesù nella sua vita e mi diceva: Ma sai quanto è difficile che mi lasciano libero? Perché io so tantissime cose. E se loro sanno che io ho accettato Gesù e che mi allontano da loro, rischio di morire. Abbiamo pregato insieme e abbiamo chiesto al Signore che il Signore coprisse col suo sangue, sotto le sue ali, questo giovane. E grazie a Dio. Poi sono passati man mano gli anni e lui mi disse: Io non so come, ma si sono dimenticati di me. Io so come. Il Signore è l'Iddio della promessa. E se il Signore ti ha fatto delle promesse e se tu stai cercando il Signore, sappi una cosa, che Dio è fedele e quando noi prendiamo posizione, scegliamo per il Signore,
il Signore abbatte le mura. Abbatte le mura di ogni legame, di ogni prigionia, di ogni cosa che si è formata nella nostra vita, perché Dio vuole discepoli liberi. L'Eterno mi ha unto per recare una buona novella, no? Una buona notizia, per aprire le porte delle carceri ai prigionieri. Perciò non ha importanza la tua condizione, ma è importante che tu decidi di seguire Gesù come ha fatto Eliseo. No, gli disse, io non mi fermerò. Eliseo, fermati qui, ti prego, l'Eterno mi manda a Gerico. Egli rispose ancora una seconda volta: com'è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così discesero insieme a Gerico. Gerico rappresenta, come abbiamo detto, il nuovo patto, le promesse di Dio, questa nuova nascita, Gesù dentro di noi. E Dio, come abbiamo detto, ci dà anche la strategia per poter abbattere, come le mura di Gerico sono sprofondate, sprofonderanno se ci sono delle malattie, se ci sono dei legami o se ci sono delle maledizioni nella tua vita. Dio vuole discepoli speciali, discepoli liberi, discepoli sani, discepoli forti nel Signore. Ok? E ancora non finisce lì. Nel versetto 6, poi Elia gli disse: fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano. Egli rispose: com'è vero che vive l'Eterno e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così proseguirono il cammino insieme. Fratello, sorella, Dio ti ha dato una famiglia spirituale, Dio ti ha dato un padre spirituale. E guarda che non sono i padri che scelgono i figli o i figli scelgono i padri. E se Dio ti ha dato un papà spirituale, seguilo, stai con lui, stagli vicino, man mano crescerai, man mano maturerai nel cammino. E il Signore piano piano, piano piano, con l'aiuto e con la grazia di Dio, ti trasformerà. Il Signore cambierà completamente la tua vita, cambierà completamente il tuo essere. Ok? Ok, mi sembrava che si era bloccato. E ancora dice che lui doveva andare al Giordano. Il Giordano è un fiume speciale dove è stato battezzato Gesù. Dove Gesù è stato battezzato, rappresenta in un certo senso il nuovo patto e anche rappresenta il battesimo in acqua. E rappresenta anche il battesimo dello Spirito, come diceva Giovanni Battista: io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Chiesa di Gesù Cristo, Dio ci ha promesso i doni, sia i frutti dello Spirito, e i doni dello Spirito sono importanti, sono necessarie affinché noi ci possiamo muovere nella potenza dello Spirito Santo. Ok? E è importante non fermarsi. Abbiamo visto queste tre tappe che il padre spirituale prova a fermarlo, però quando lo vede deciso non lo ferma più. È vero, il papà ci prova, il papà celeste ci prova, vuole vedere la nostra caparbietà. E in Giovanni 11:12 dice: dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e solo i violenti se ne impadroniscono. Sapete, essere cristiani non vuol dire, come ci dicono, donnicciuole, persone deboli, camminare controcorrente, ci vuole forza, ci vuole coraggio, camminare nella scia degli altri, quella è semplice. Il cristianesimo ci vuole veramente caparbietà, ci vuole forza, ma la nostra forza non viene da noi. La nostra forza è una forza soprumana, soprannaturale, è la potenza che lo Spirito Santo, grazie a Dio, dà a tutti noi. E allora noi vogliamo camminare come il servo. Nel versetto 8, secondo Re 2:8, allora Elia
prese il mantello, lo rotolò e percorse le acque che si dividero di qua e di là e passarono entrambi all'asciutto. E questo è qualcosa che ci porta, in un certo senso, Elia divide il fiume. Ma sapete chi divise il fiume? Anche Mosè. Mosè pregò e il Mar Rosso si aprì e il popolo di Israele passò per l'asciutto. E se vi ricordate, quando Gesù portò Pietro, Giacomo e Giovanni sull'alto monte, chi c'erano lì presenti? C'era Mosè, che rappresenta la legge, rappresenta il vecchio patto, Elia, che rappresenta la profezia biblica, le rivelazioni che Dio ha voluto dare al suo popolo nei secoli e che ancora stiamo vivendo. E poi abbiamo Gesù, grazie a Dio, il nuovo patto, il re dei re, il Signore dei signori. E questo, grazie a Dio, ci dà quella gioia, quella forza di andare avanti. E sappi una cosa, che qualunque il tuo problema, qualunque la tua difficoltà, il Signore è in grado di aprire una strada nel deserto, il Signore è in grado di fare cambiare le leggi. Avevano, e Eliseo aveva passato tutte le prove. E sono tre fasi, no? Abbiamo noi la prima Betel, la seconda Gerico, la terza il Giordano. E in Ezechiele, sempre, no? Troviamo che il Dio porta Ezechiele in un fiume, in un mare, e gli fa attraversare, no? Questo mare. Dice, l'acqua gli arrivavano alle caviglie. E questo rappresenta quando noi cristiani ancora siamo alle prime acque, no? Camminiamo, se io mi ricordo quando ho letto questo, ho fatto la prova, mi trovavo a mare in una spiaggia, no? Una sorella mi raccontava di questi episodi, ero nuovo nella fede, e così ho fatto la prova. L'acqua alle caviglie, ancora mi potevo muovere, camminavo. Il secondo punto, diciamo che Betel, Gerico, l'acqua che arriva, no? Alle ginocchia. E man mano che l'acqua ti arriva alle ginocchia, cammini sempre più lentamente, perché il Signore ci chiama a morire all'Adamo, a morire alla nostra personalità, a morire al nostro carattere. Ed è chiaro che non muore subito, c'è una fase di trasformazione, lo Spirito Santo piano piano trasforma la tua e la mia vita da Adamo a Cristo, perché noi dobbiamo arrivare alla statura di Cristo. Il terzo è il Giordano. E dice proprio in Ezechiele che l'acqua era così alta che non si poteva più camminare. E qua io voglio dare un insegnamento, l'ho dato ai miei collaboratori, ai discepoli, perché quando un cristiano incomincia già a capire, a comprendere, io ho formato tanti discepoli in tutti questi anni, ma al momento che sanno bene come muoversi, come fare, non accettano di lasciarsi trasportare. Diceva, l'acqua non si poteva più attraversare. Devi togliere i piedi dalla base, dal fondamento, e devi lasciarti trasportare dallo Spirito Santo. Devi seguire il comando di Dio, devi seguire dove Dio ti vuole portare, non dove tu. Credetemi, oggi c'è una immigrazione di cristiani e non è dal Signore. Se lo Spirito Santo ti guida sempre alla sottomissione, all'obbedienza, come Gesù, il Maestro. Imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Gesù diceva sempre, io non sono venuto a fare la volontà mia. E lui era Dio, lui il Figlio di Dio, il Signore, il perfetto, il meraviglioso. Eppure aveva un cuore sottomesso, un cuore ubbidiente. Io non faccio niente da me, ma faccio tutto quello che vedo fare al Padre. Che sarebbe bello se i discepoli parlerebbero come parla il Maestro, come parla Gesù. Questo è il cristianesimo, questo è essere
discepoli di Gesù Cristo. E vediamo che in un modo speciale, in un modo meraviglioso, guardate, nel versetto 9, capitolo 2, sempre versetto 9, dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo: chiedi ciò che vuoi per te prima che sia portato in cielo. Che bello quel discepolo che si sottomette, che ubbidisce, che sta lì a quello che dice il suo pastore, che dice il Signore, e che vinci ogni ostacolo, vinci l'Adamo, vinci ogni sentimento che ti vuole portare nella direzione, perché sono sicuro che magari nel pensiero di Elia: ma ormai io sono a posto, io sono chiamato da Dio, ma perché mi devo fare tutta questa strada, questo sacrificio dove lui mi vuole portare? E invece Eliseo non si accontentava. C'è un canto che dice: non mi voglio accontentare più di te, voglio cercare, mi voglio innamorare di Gesù. E noi vogliamo essere innamorati del Signore. Lui era innamorato di Dio, ma era anche innamorato del suo Signore Elia. Cosa vuoi che io ti faccia? Cosa gli chiese? Elia, ti prego, dice ancora Eliseo, rispose: ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Elia disse: tu hai chiesto una cosa difficile. Perché ha chiesto il doppio? Sapete, il primogenito gli toccava il doppio dei beni del padre, e lui sta chiedendo la primogenitura. Noi siamo primogeniti. Gesù è il primogenito di molti fratelli. Che meraviglia! Saremo simili a Gesù. Il Signore dice che dobbiamo arrivare alla sua statura. Lascia perdere questo mondo, lascia perdere il peccato, lascia perdere tutto quello che ti circonda, lascia perdere anche, che so, la carriera, se il Signore, chiaramente, se Dio ti guida. Il Signore mi ha chiamato a lasciare un posto statale, mi ha chiamato a lasciare un'attività commerciale per andare in un centro per tossicodipendenti, per poterli aiutare, per stare vicino a loro. Però è stata la chiamata di Dio. Se non è la chiamata, se ti parla un altro, se ti parla un profeta, se ti parla, non ascoltare. Dio ti parla personalmente a te e conferma attraverso di altri. Perché quando Dio non ti manda, Dio non ti raccomanda. Alcuni si mettono a pieno tempo. Io sono stato per 10 anni a pieno tempo, ma Dio mi ha sempre sostenuto. Quando Dio manda, Dio raccomanda, e vediamo che Eliseo, grazie a Dio, riceve quella potenza soprannaturale che il Signore veramente aveva promesso. Ed Elia gli dice: ok, tutto questo accadrà se tu mi vedrai quando io andrò in cielo. Perciò Eliseo doveva stare sempre con gli occhi puntati su Elia. E grazie a Dio lo vede che Elia viene rapito in cielo su un carro di fuoco, un turbine di fuoco. Vi ricordate lì quando gli egiziani volevano distruggere il popolo di Israele davanti al Mare Rosso? Un turbine di fuoco li ha bloccati, li ha fermati. I carri rappresentano in un certo qual modo la potenza militare che ai tempi che c'era, e viene portato in cielo. E dice la parola che Eliseo era scioccato, era lì con le mani così, e gli prese i vestiti, cade il mantello di Elia. Il mantello era in un certo senso l'autorità, era qualcosa che si pensava che Elia glielo lasciava. Invece Elia era un pochettino duro, perché sapete, quando siamo troppo deboli facciamo figli deboli, quando si è duri, e allora
guardate che nei corpi speciali o dei Marines o di altri, sapete quanto sono duri? Perché resistono soltanto i più forti, ma non è così nel Signore. Nel Signore invece resistono coloro che sono deboli e si aggrappano completamente nelle mani del Signore. E vediamo che Elia prende il mantello di Eliseo. E quando prende questo mantello, chiaramente per prima cosa era, ok, per prima cosa era l'amore che aveva per il suo signore Elise, Elia. Prese quel mantello e sapete cosa ha fatto? L'ha arrotolato e ha percorso il fiume. E quando percorse il fiume, disse l'Iddio di Elia, si aprì il fiume anche con Eliseo. E quando i discepoli dei profeti videro che anche in Eliseo c'era quell'unzione, quella potenza, vedete, la potenza di Elia è stata riversata. Eliseo non era abusivo, era un uomo di Dio, era uno strumento nelle mani di Dio. E quando tu sei uno strumento nelle mani di Dio, hai anche l'unzione, hai la potenza. E qua dice proprio questo. Quando anch'egli ebbe percorso le acque che si dividero di qua e di là, Eliseo passò, e quando i discepoli dei profeti che erano a Gerico stavano quindi di fronte a Giordano, videro Eliseo e dissero: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Sai che lo spirito di Gesù, lo Spirito Santo, si vuole posare nella tua vita. Signore, ti voglio pregare per tutti i discepoli, perché tu stai formando, Signore, hai iniziato il tuo ministero, Signore, 2000 anni fa, con i 12, poi con i 70, ancora, Signore, con altri, fino ad arrivare Signore, oggi. ti E preghiamo, stai Signore, formando, Signore, aiutaci. discepoli preziosi, discepoli speciali, discepoli che non sono abusivi, ma che sono in regola col tuo spirito, in regola con la tua chiamata, in regola, Signore, secondo i tuoi comandamenti. Io ti prego che non si scoraggiano, che non si abbattano e che non si fermano, perché Eliseo si poteva fermare alla prima fermata, alla seconda, ma lui non si è arreso. E come dice quel canto, Signore, non mi voglio accontentare, più di te voglio cercare. Signore, benedici e incoraggia i tuoi discepoli, la Chiesa sparsa nel mondo, Signore, questo tuo esercito, e che la tua benedizione possa essere nella vita non solo dei discepoli, Signore, ma anche dei pastori, perché siamo a volte soli e a volte passiamo dei momenti difficili e a volte c'è quel nemico che ci vorrebbe fare fermare, ma noi vogliamo fare come Elia. Non ci vogliamo fermare, Signore. Vogliamo continuare, Signore, finché tu ci terrai nel mandato. Quando tu dirai ora è tempo di fermarti. Ma finché tu non ci comanderai, Signore, noi vogliamo essere i tuoi serpi, vogliamo essere i tuoi strumenti e vogliamo portare avanti, Signore, il compito, il ruolo che tu ci hai assegnato. E vogliamo muoverci, Signore, come è stato con Eliseo, con quella potenza, con l'unzione. Signore, ci vogliamo muovere nel soprannaturale e vogliamo benedire i discepoli che il Signore ci ha dato. Il Signore ci ha dato discepoli preziosi, discepoli speciali, discepoli meravigliosi, e noi vogliamo preparare la successione come l'ha preparato Elia con Eliseo. Signore, grazie, grazie per questa opportunità e ti preghiamo, Signore, che tu possa benedire il pastore Petrone, Signore, e tutta l'equipe di Parole di Vita. Ti ringraziamo anche per questa sera. Grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen, grazie Signore, fratelli cari, grazie, Dio vi benedica Anche a e voi, alla pace a prossima, tutti. Dio piacendo, e anche a voi che siete a casa, vi benedico nel nome del, vi benediciamo nel nome del Signore e Dio piacendo ci vediamo domattina per il culto di adorazione alle 10:30. Pace, buona
Buonanotte, Dio vi benedica.